faremo una valutazione comune sullo stato del confronto col governo e indicheremo, rilanceremo le nostre priorità. Per la CISL rimangono fisco, pensioni, salute e sicurezza, contrasto all'inflazione, sanità, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati. Pensiamo sia maturo il tempo per aprire anche una fase di iniziative nei luoghi di lavoro e nel territorio, nella prospettiva di parlare con le lavoratrici, i lavoratori, gli anziani, i pensionati, rappresentando lo stato del confronto col governo ed entrando nel merito dei nostri contenuti e delle nostre priorità. E questa è l'impostazione della CISL, che lavora incessantemente anche in queste ore per aprire il dialogo ed il confronto col governo sui tanti dossier da cui dipendono le prospettive di crescita e di sviluppo della nostra comunità nazionale. Speriamo che il governo capisca.